Ciao, in questo video ti parlo di amanti e di illusioni d'amore. Questo video per rispondere ad un'amica che mi segue su YouTube, che vuole restare anonima. E questa amica è sposata da qualche anno e da poco tempo, diciamo da un po' di tempo, ha iniziato, è stata contattata via Facebook da un ragazzo, anche lui sposato da pochissimo. E dopo diciamo, un intenso scambio di messaggi, di corteggiamento da parte sua, questa amica, diciamo, ha accettato di incontrarlo. Ci sono stati diversi incontri con diversi baci. Nel momento in cui lei si è dichiarata innamorata, lui si è allontanato. E poi dopo un po' si è ripresentato e adesso questa amica è innamorata e vorrebbe conquistare questo ragazzo. Allora, questa è una classica storia di polpette avvelenate, di polpette avvelenate e di compensazione, perché ci sono due modi completamente diversi di vedere la stessa situazione. Per il ragazzo questa esperienza è soltanto un'esperienza trasgressiva, un diversivo per superare un po' la routine. E purtroppo, diciamo, è evidente che non c'è nessun coinvolgimento che vada oltre la sfera sessuale. Questo per il maschio può essere molto più semplice da un certo punto di vista, perché è proprio l'istinto che lo spinge, diciamo, a cercare più avventure in parallelo. Io sono certo che questo ragazzo, a parte la moglie che è il riferimento fisso e la parte istituzionale, vive più storie trasgressive, non soltanto con un'amica che mi segue su YouTube, ma sicuramente con diverse altre donne, perché è semplicemente per lui un modo per gratificare le sue esigenze istintive e gratificare le sue esigenze narcisistiche, ma non ha nessun coinvolgimento con nessuna di queste. E il problema di fondo qual è? Non è tanto il suo comportamento, è che dall'altra parte viene recepito questo comportamento come un'attrazione, viene recepito come un coinvolgimento e questo coinvolgimento in realtà non c'è assolutamente perché lui parte esclusivamente con l'esigenza di trasgressione e basta, stop. E tutte le altre donne trasgressive sono tutto sommato intercambiabili. Poi ovvio che deve recitare un copione, magari dove dice che la moglie, che non è innamorato della moglie, per dire, ma questo è soltanto una recita. È soltanto una recita perché in questo modo giustifica il fatto, diciamo, di tradire la moglie fondamentalmente. Ora, non è che una persona libertina in questo modo. Libertina, tra virgolette, perché poi la parte istituzionale non viene toccata, non ci sarà verso che questa persona possa lasciare la moglie, anzi, si costruirà una famiglia, farà dei figli con la moglie, perché quando ci sono dei problemi, diciamo, nel senso che quando una persona vuole chiudere la relazione e ne incontra un'altra, non lascia passare tanto tempo, nel giro massimo di 6 mesi la storia viene chiusa. Ma questo non è proprio questo caso, è semplicemente un caso di illusione d'amore. Di illusione d'amore da parte di questa amica che ha proiettato su questo ragazzo il disagio che vive col marito, fondamentalmente. E quindi l'ha visto come l'opportunità di riuscire a superare il disagio che ha col marito a casa. Quindi il suggerimento è quello di, se vuole attrarre, migliorare un po', intanto prendere atto del fatto che A, il ragazzo non è coinvolto, B, al 99% vedrà altre donne, C, l'unico modo è quello di evitare di cercarlo
far intendere che ha incontrato un'altra persona, un antagonista molto trasgressivo. L'importante è sottolineo questo, che questo antagonista, se ci deve essere, deve essere trasgressivo, come dire, il pornatore, tra virgolette, che è in grado di renderla più puttana di quanto è stato in grado di renderla lui. E poi con lui, eventualmente, se lui avrà, la cercherà ancora, accettare di vederlo, ma negargli il sesso e dirgli e raccontargli, che lo vede come amico fondamentalmente e che gli piace come parla, ma che fisicamente non è tanto attratta, anzi, ha conosciuto uno invece che non gli piace come persona perché è molto trasgressivo, che però ha una carica sessuale notevole e è in grado di coinvolgerla proprio su un piano fisico. Questo va a ledere un po' il suo orgoglio di maschio e gli lancerà la sfida. E nel momento in cui lancerà la sfida e lui farà delle cose in più per cercare di conquistarla, bisogna iniziare a quel punto lì a mettere dei vincoli, cioè delle condizioni. Vabbè, magari vediamoci, che ne so, a cena, oppure mettere delle condizioni, non incontrare soltanto mezz'oretta così nel parcheggio, ma mettere dei tassali, delle condizioni. Questo verso questo ragazzo. Invece, la cosa importante è risolvere la questione con il marito, perché fin tanto che la questione lì è deficitaria, la parte emotiva non soddisfatta della relazione affettiva, sentimentale e sessuale vissuta col marito andrà a cercarsi sempre delle polpette avvelenate. E quindi, dopo di questo, se ne troverà un altro. E quindi passerà poi tutta la vita a mangiarsi bocconcini avvelenati proprio perché non si è affrontato invece il nodo questo centrale della questione, che è la relazione con il marito. Questo per dare una risposta un po' completa a questa situazione. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo inoltre che a partire dai 20.000 iscritti ci sarà questo nuovo servizio streaming live in cui farò un corso approfondito della durata di un'ora circa in diretta, per cui potrai partecipare, fare domande e il tema sarà un tema da te proposto. A partire però dai 20.000 iscritti, quindi se non sei ancora iscritto o iscritta, iscriviti e se il canale ti piace, fai iscrivere i tuoi amici. Ciao!